Buon pomeriggio a tutti, io sono Michele Giamberti e il marketing partner coordino l'attività di marketing. Ho un background tecnico, sono dell'HCSA e dell'HCUA e ho partecipato a diversi progetti che prevedevano la realizzazione di piattaforme per l'erogazione di servizi. Oggi vi racconterò un interessante progetto che ci ha visto impegnati in tutto il 2017 e che ha coinvolto non solo noi ma un team di progetto abbastanza ampio. Vediamo rapidamente chi è parte. Siamo un system integrator con un'offerta che include prodotti, soluzioni e servizi in diversi ambiti, intanto l'infrastruttura IT di cui vi parliamo oggi, poi abbiamo una serie di soluzioni verticali nel mercato finanziario, soluzioni per la business intelligence e quest'anno abbiamo lanciato una linea specifica per la formazione a distanza in aula, prevedendo dei corsi su una linea di security e su una linea dedicata alla tecnologia, quindi abbiamo ad esempio corsi anche sulle tecnologie di rete. Noi ci contraddistinguiamo sul mercato per l'erogazione di servizi professionali altamente qualificati e per la realizzazione di soluzioni cross-market innovative. Siamo dei forti sostenitori della filosofia open source. Siamo assolutamente convinti che soltanto l'open source possa aiutare i nostri clienti a mantenere un elevato livello di autonomia nelle scelte tecnologiche relative all'evoluzione delle proprie infrastrutture. E evitare soprattutto la famosa trappola del vendor lock-in, quindi spostando gli investimenti dalle licenze software alle competenze interne. La nostra collaborazione con Red Hat, come diceva Morena, è iniziata 12 anni fa, quando Red Hat non era l'azienda da quasi 3 miliardi di dollari di fatturato che è oggi. Abbiamo iniziato sull'Enterprise Linux e ci siamo progressivamente evoluti verso la cloud infrastructure. Ad oggi siamo uno dei 5 Red Hat Premier Business Partner in Italia e siamo stati i primi, ed ora siamo ancora gli unici, ad avere la specializzazione sulla cloud infrastructure. In questa slide potete vedere una panoramica dei nostri principali clienti, non è esaustiva. Come potete vedere vantiamo una forte presenza sui mercati tech e finance, abbiamo delle grandi collaborazioni con il Large System Integrator, ma siamo presenti anche in altre realtà, potete trovare dei nomi della pubblica amministrazione e della sanità, ad esempio. L'anno scorso, durante il mio speech, ho raccontato un progetto, il nostro primo vero progetto cloud, relativo al OpenStack Self Data Center, che era un'offerta di team. E la mia ultima slide era esattamente quella che state vedendo adesso. Questa serviva a spiegare che noi abbiamo iniziato con l'infrastructure as a service, ma vedevamo davanti a noi un percorso che scalava l'intero stack cloud, quindi andava verso il platform as a service e andava a concludersi col cloud automation. Dopo un anno esatto da questa slide siamo abbastanza orgogliosi di dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo, perché di fatto siamo riusciti a coprire l'intera filiera e in più alla ricetta abbiamo aggiunto Ansible Tower, che è l'ultimo nato della famiglia dei prodotti Red Hat. Il progetto di cui vi parlo praticamente riguarda la pubblica amministrazione centrale e ha un obiettivo molto ambizioso, il primo progetto vero di digital transformation della pubblica amministrazione italiana. Praticamente la piattaforma che abbiamo realizzato, vedremo poi assieme a chi, mira a diventare il sistema unico di gestione e amministrazione di circa 3 milioni di dipendenti pubblici sparsi su oltre 10.000 amministrazioni. Quindi capite bene qual è la portata di un progetto così complicato e così grande. Dopo l'aggiudicazione della gara è stata creata una task force congiunta che ha visto Accenture come capofila del progetto, focalizzata sulla governance del processo di adozione delle tecnologie open source, e Partec assieme a Red Hat, che sono focalizzate sulle attività di system integration che servono appunto a realizzare questa piattaforma. Il nostro team ha operato in perfetta partnership, quindi nessuna delle parti si è focalizzata su un solo pezzo del puzzle, ma siamo stati tutti coinvolti dall'inizio alla fine nella realizzazione del progetto. E trattandosi di un progetto così d'avanguardia e così anche ambizioso, non è stato esente da difficoltà, da sfide, da imprevisti. Alcune delle sfide le vedremo a breve, le abbiamo superate tutte insieme. Per alcuni imprevisti ci siamo trovati in più di un'occasione a rilasciare delle parti di codice alla comunità, restituendo di fatto ciò che la comunità ha dato a noi con il suo codice open source e riuscendo anche a diffondere un po' di competenza. Quindi questo fa scopa con quello che vi dicevo prima, siamo fortemente convinti della bontà dell'open source e siamo anche contributori in quel senso. Fatte le dovute presentazioni possiamo parlare un po' di tecnologia.
Quello che cerco di riassumere in questa slide è l'architettura logica di una piattaforma assai più complessa che ci ha visto impegnati per mesi. Partiamo dall'undercloud, la componente logica di Red Hat Open Stack Platform, che praticamente include i sistemi di gestione e monitoraggio dell'infrastruttura. Come potete vedere, li ho rappresentati in blu per distinguerli. Non sono macchine ospitate esattamente da OpenStack, ma sono delle macchine virtuali ospitate dalla Red Hat Enterprise Virtualization. Non sono ridondate perché di fatto non rappresentano dei ruoli mission critical. Un loro fault non causa alcun disservizio ai servizi cloud offerti dalla piattaforma. On top abbiamo l'overcloud di OpenStack, che è praticamente l'aggruppamento logico che include tutti i sistemi che sostengono l'erogazione vera dei servizi cloud. Quindi abbiamo i controller nodes che espongono ad esempio le API di piattaforma, i compute nodes che sono degli hypervisor basati su KVM che fisicamente eseguono le istanze virtuali, e nell'overcloud abbiamo posizionato anche Red Hat Self Storage, che è un software per file storage che utilizziamo nello specifico per le ephemeral storage. Che cos'è lo storage tipo ephemeral? È uno storage che quando viene terminata l'istanza virtuale viene anch'esso terminato, quindi i dati ospitati vengono persi. Questo è tipicamente utilizzato ad esempio per il sistema operativo e per il software di base già presente nel disco immagine, quindi una perdita di questi dati non comporta nulla. Diverso invece se dovessi ospitare i dati di un database userei un object storage. Okay. Sopra i compute nodes girano le numerose istanze virtuali di OpenShift. Vedremo poi cosa vuol dire questo. Ne ho rappresentato su più livelli per indicare che abbiamo più installazioni autonome di OpenShift su questi nodi computer. Il tutto è orchestrato e gestito attraverso CloudForms, che è il cloud management software di Red Hat che consente di creare dei cloud ibridi e multi-vendor, e Ansible Tower, che consente di abbattere e di semplificare una serie di abbattere di costi e di semplificare una serie di operazioni fatte tipicamente dal team di operation. Qua, come potete vedere, i nodi sono un po' di più perché sono due macchine di front-end per la componente web e due di database per il back-end, sia per Ansible che per CloudForms. Quello che io vi ho rappresentato con questi blocchetti tipo Lego fanno sembrare tutto molto semplice, ma in realtà rappresenta mesi e mesi di lavoro. Quali sono state le sfide principali che abbiamo dovuto affrontare? La prima è stata scalare OpenStack. Cosa vuol dire scalare OpenStack? Tutti sappiamo che nasce per erogare nativamente una serie di servizi che possano fare scale-out, cioè possano crescere orizzontalmente alla bisogna, ovviamente se opportunamente progettati. Quindi abbiamo una serie di nodi compute che hanno una certa capacità computazionale disponibile. Quindi abbiamo le nostre virtual machine che possono crescere progressivamente sulla base delle richieste. Okay. Ma cosa succede quando questa capacità computazionale finisce? Quindi non possiamo più fare scale-out dei servizi, dobbiamo naturalmente aggiungere dei nodi compute. Questa cosa qua si può fare in vari modi, ve l'ha spiegato anche il collega di prima, si potrebbe fare alla vecchia maniera, a manella, quindi andando a configurare una macchina da zero, oppure si può cercare di automatizzare, o perlomeno semi-automatizzare questo processo. In entrambi i casi è ovvio che i team di engineering operation devono mettere a disposizione della piattaforma delle macchine bare metal pronte all'uso, perché se le macchine non sono raccate, alimentate, non sono disponibili, non c'è modo di scalare. Riguardo ai due approcci, noi ovviamente abbiamo scelto il secondo, quindi abbiamo cercato di automatizzare quanto più possibile questo processo. Sfruttando cosa? Il platform diretto, quell'oggetto dell'undercloud che consente di installare nuovi computer. Che cosa succede? Al director viene indicato il MAC address di uno server bare metal, quindi una macchina vergine che è installata a REC e alimentata e connessa alla rete, niente di più, pronta all'uso. Viene lanciata la cosiddetta introspection, cioè una scansione delle risorse, dove il director verifica la congruità tra ciò che sono le caratteristiche del server e quello che è previsto per quel tipo di ruolo. Un nodo compute sappiamo che deve avere certe caratteristiche. Una volta che viene fatta questa verifica, viene lanciata un'installazione via rete della macchina, quindi si parte dal disco immagine, viene fatto un pixel boot. Una volta installata, vengono lanciate una serie di configurazioni in termini di networking, storage, sicurezza e così via, per assicurarci che questa macchina sia pronta all'uso. A quel punto, sul nostro tema, progetto, quel che è, troveremo nuove capacità di fuoco
della piattaforma e quelle macchine, le virtual machine di rigetto potranno essere istanziate. L'altra sfida importante che abbiamo dovuto affrontare è posizionare OpenShift dopo OpenStack. Questa cosa qua, un anno fa, sembrava quasi una baggianata. Qualcuno diceva che ci vuole, di fatto si tratta di macchine virtuali dove le metti e le metti. In realtà non è così banale, perché OpenStack ha una serie di caratteristiche e di requisiti in termini di networking, ad esempio. Allo stesso modo OpenShift ha i suoi bravi requisiti che non sono esattamente banali. Quindi fare scopa tra queste due famiglie di requisiti più le esigenze del cliente non si è rivelata un'operazione banalissima. Quando abbiamo iniziato a fare questa attività non era ancora uscita la reference architecture di Red Hat, quindi molte cose erano assolutamente sperimentali. Come se non bastasse, ci siamo divertiti a fare una cosa ancora più complicata. Abbiamo trasformato quell'architettura logica di Machine Learning qui sopra in una piattaforma che viene rilasciata attraverso un semplice click su CloudForms. Quindi non solo abbiamo fatto girare OpenShift su OpenStack, ma viene anche lanciata in maniera molto semplice. Questa è una bella sfida. Diciamo che parlando di un solo click forse un po' barato, in realtà l'utente deve fare un bel po' più di click, il doppio, due click in totale. Vediamo cosa vuol dire. L'utente va a accedere attraverso l'interfaccia web a CloudForms, a sé di scatola di CloudForms e decide qual è il taglio di OpenShift più adatto alle proprie esigenze. Abbiamo ad esempio tre tagli, small, medium e large, che definiscono il numero di application nodes, una forbice anzi di application nodes che l'utente può decidere. Abbiamo deciso di non lasciarla completamente libera, questa cosa qua, per il semplice fatto che c'è il rischio che l'utente impreparato andasse a saturare le risorse computazionali disponibili. Una volta deciso che vuole ad esempio la small, si trova davanti a una form precompilata dove deve inserire pochissime informazioni, ordinare quello che vuole e viene lanciato il rilascio della piattaforma. A questo punto, dopo il tempo di elaborazione richiesto per fare questa operazione, l'utente avrà a sua disposizione un OpenShift container platform, quindi un platform as a service, pronto all'uso per le sue necessità, con tutte le caratteristiche previste dal progetto, lo storage previsto dalla piattaforma, le configurazioni di rete, l'accesso alla rete pubblica, eccetera, eccetera. Vediamo cosa vuol dire passare da cosa vuol dire realizzare quei tre screenshot che vi ho fatto vedere. Intanto abbiamo dovuto scrivere una serie di template kit per andare a orchestrare tutte le operazioni di rilascio della piattaforma. Non so se avete mai avuto modo di giocare con IT, se lo conoscete già. Qualcuno di voi lo conosce? Nessuno. IT è il modulo di OpenStack che consente di orchestrare le risorse messe a disposizione della piattaforma. Parliamo dei moduli Nova, quindi Compute, Neutron per la rete, Cinder, Glass per ciò che riguarda lo storage e così via. Praticamente consente di dire quali sono i singoli blocchetti, gli elementi che devono essere configurati e in che sequenza. Quindi dire lanciami una nuova macchina con questo storage, configurami il load balancer, fai questa operazione, una volta che hai lanciato questa fai quest'altra, configura un file as a service, eccetera, eccetera. L'altro passo è stato agganciare creare i template per creare i bundle che vengono utilizzati poi nel service catalog di CloudForms per poter lanciare queste configurazioni, quindi rendere il tutto gestibile in autonomia dall'utente attraverso un semplice click, anzi due. Terzo passaggio è stato cercare di incastrare i requisiti di networking di OpenShift con le mille esigenze del cliente, quindi decidere quali tipologie di reti utilizzare, come consentire l'accesso ai servizi dalle reti internet ed extranet e così via. Stesso discorso per lo storage, perché la piattaforma e anzi i container all'interno di OpenShift possono utilizzare, come vi dicevo, l'ephemeral storage, quindi un tipo di storage che si autodistrugge quando l'istanza viene terminata, oppure un object storage tradizionale collegato ad object storage, un block storage tradizionale collegato agli storage array di cui disponeva il cliente. Okay? Il terzo passo è stato garantire le logiche DevOps agganciando OpenShift agli strumenti esterni che aveva già il cliente a casa sua per la continuous integration e continuous delivery, come Git e Jenkins. In questo modo il cliente può sfruttare tutti i vantaggi delle logiche a microservizi su container, su OpenShift. Tutto questo è stato replicato in stage, quindi collaudo e produzione, ed è condito da tonnellate di test e documentazione. Perché è importante ribadire che l'open source non significa roba da smanettoni.
ma vuol dire affidabilità e robustezza del codice. Almeno questo è come lo viviamo e lo realizziamo noi sempre. L'altra sfida ha riguardato l'integrazione di Ansible Tower. Perché abbiamo deciso di aggiungere la ricetta? Perché avevamo bisogno di creare dei playbook e governarli, fare in modo di aggiungerli al catalogo di CloudForms e avere sempre il pieno controllo di chi fa cosa dentro della piattaforma. Praticamente che cosa abbiamo fatto? Per ogni servizio che viene offerto, che è possibile lanciare dalla piattaforma, abbiamo offerto due modalità all'utente finale. Prendiamo un esempio, l'utente deve lanciare un nuovo web server. Lo può fare in due modi. Può andare a lanciare una nuova istanza Virgin con a bordo Apache, oppure può installare, può deployare il modulo Apache a bordo di un'istanza già utilizzata per altre cose. Tutto questo sempre con i famosi due click. Qua, dalla service catalog di CloudForms, l'utente seleziona il bundle di cui ha bisogno, quello che per esempio prevede RHEL 7.3, l'ultima release, più il modulo Apache. Gli appare una maschera precompilata in cui di fatto deve soltanto inserire l'host name del server, quindi banalissimo, anche un utente impreparato lo può fare. A quel punto ordina la macchina, viene fatto il rilascio e riceverà la notifica che gli dà la tua macchina con il tuo web server con Apache a bordo è già pronto all'uso. Questa ovviamente è già configurata con tutte le policy networking di sicurezza, con l'ultimo livello di patch, eccetera, eccetera. Il tutto senza dover fare nessuna operazione manuale. Qualcuno di voi ha già avuto modo di provare Ansible Tower e di giocare con dei playbook? Nessuno. Oggi vi sto veramente raccontando le primizie, anche croce. Un playbook che viene lanciato da Ansible, altro non è che un file di testo che contiene un raggruppamento di play. Un play è una mappatura tra un host, uno o più host, e le azioni che devono essere fatte su questo host. Nel blocco nero, spero si veda, ho messo un banalissimo esempio di playbook che contiene un solo play e riguarda proprio il rilascio di un web server. Di fatto, diciamo qua che sull'host che si chiama Ansible Client 01 bisogna installare il pacchetto HTTP attraverso UNI, il package manager di Red Hat. Questo deve essere avviato, una volta installato, deve essere avviato e reso disponibile sulla porta 80 e il firewall deve consentire l'accesso all'esterno. Come vedete è un file estremamente semplice e banale che si lancia con questa riga di comando, Ansible Playbook e il nome del file. A questo punto il sistema esegue le operazioni. Questo è particolarmente utile soprattutto quando si devono fare anche attività manutentive sulla piattaforma, perciò potrà capitare che i nostri sistemisti iniziano a creare centinaia, migliaia di questi file e gestirli diventa veramente complicato, perché dovremo fare versioning, dobbiamo evitare che ognuno si reinventi l'acqua calda ogni volta. Ansible Tower ci viene incontro proprio in questa attività qua, perché di fatto ci consente da una semplice interfaccia web di gestire l'inventory di tutti i playbook di piattaforma, gestire l'inventory degli host, delle chiavi SSH, perché ricordiamoci che l'accesso non avviene più con l'username e password, ma avverrà con le chiavi SSH per l'accesso alla macchina, e ci consentirà, vedete ad esempio il grafico, di vedere qual è lo stato di occupazione della piattaforma, quindi vedere chi ha fatto cosa e se ad esempio la piattaforma è sovraccarica in quel momento, per evitare che qualcuno si metta a lanciare delle attività di update o di hardening o di qualunque altra cosa in un momento, nel momento sbagliato. Il tutto è anche gestibile attraverso API REST, quindi di fatto è possibile scriptare in qualche modo quelle attività, non solo eseguire attraverso l'interfaccia web, e utilizzare la linea di comando che è tanto amata dai nostri cari sistemisti. Quali sono i prossimi passi che ci siamo dati assieme al team di progetto? Di fatto il progetto non è ancora del tutto terminato, è ancora in corso. Ma l'obiettivo ultimo è aiutare il cliente a sfruttare tutte le potenzialità dell'infrastruttura, perché il cambio di paradigma è importante. Siamo passati da applicazioni monolitiche sparse nelle province dell'impero della pubblica amministrazione a applicazioni sviluppate su logica microservizi centralizzate sull'infrastruttura cloud. Quindi il primo degli obiettivi è estendere l'inventario di CloudForms attraverso una serie di nuovi servizi, nuovi playbook. Quindi, come abbiamo visto, adesso ci sono tutti i servizi, è possibile lanciare un pass, quindi un OpenShift,
è possibile rilasciare dei bundle che prevedono ad esempio il sistema operativo più dei pacchetti, ma l'obiettivo è estendere tantissimo questo catalogo. Il secondo obiettivo è supportare il cliente nel delicato processo di adozione di una logica di microservizi, da una parte facendo l'onboarding delle applicazioni native, monolitiche, che devono essere convertite a una logica di microservizi, quindi containerizzate anche. Dall'altra è guidarlo nello sviluppo delle nuove applicazioni per fare in modo che siano nativamente predisposte per attendere gli utenti finali della pubblica amministrazione. Si troveranno un catalogo ricco di servizi e di applicazioni lanciabili in perfetta autonomia, senza dover richiedere l'intervento di un operatore, senza dover avere necessariamente delle forti competenze tecniche, e soprattutto i servizi saranno rilasciati in modalità perfettamente stabile e sicura. Saranno macchine aggiornate all'ultima release, addenizzate con tutte le policy previste dai team di ingegneria, operation e sicurezza del cliente. Questo è uno stack cloud completo. A questo punto io vi ringrazio, 20 minuti non sono tanti per raccontarvi tutto questo progetto. Per qualunque cosa stiamo allo stand, potete ricontattarci in qualunque momento. Non so se avete qualche domanda per noi. Grazie per la presentazione innanzitutto. Grazie. Una domanda su uno dei prodotti nuovi che come visto diciamo qui probabilmente non sono ancora arrivati con l'esperienza l'esempio che hai fatto chiaramente illustrava la possibilità di effettuare un deploy di, in questo caso la semplice installazione di un pacchetto. Quanto si può complicare l'insieme di comandi che si possono dare? Cioè, arriviamo ad orchestrare fino a andare diciamo, in concorrenza con applicazioni tipo Puppet per esempio, oppure ci si ferma o sono diciamo, su piani diversi? No, diciamo che la famiglia è la stessa, l'obiettivo è fare orchestrazione e automazione, quindi diciamo, l'approccio è lo stesso. Quello che vedi qua è un playbook molto molto banale, perché anche lo spazio era poco. Contiene un solo play, quindi un playbook tipicamente contiene più play, quindi quelle stesse azioni possono diventare molteplici, e in più con Ansible possiamo creare dei workflow multi-playbook, quindi non solo un playbook contiene più play, possiamo fare un workflow ancora più complesso, quindi possiamo andare a fare delle attività estremamente complesse, molto dettagliate. Qua nel caso specifico abbiamo installato un semplice pacchetto, ma in realtà potremmo fare delle configurazioni molto più robuste. Immagina che una volta deployata un'immagine di una macchina RHEL 7.3, facciamo un esempio di prima, che è pulita, non ha ancora niente, possiamo decidere di partire da un'immagine molto banale, anziché fare immagini complesse come a volte succedeva un tempo, facciamo un'immagine banale e poi tutto il resto lo facciamo di Ansible. Quindi andiamo a scrivere dei playbook molto complessi che decidono ogni singolo pacchetto che deve essere presente, come devono essere configurati, come deve essere configurato il firewall, la rete, eventuali connessioni con lo storage, cioè possiamo andare a spingerci a configurare dei cluster, cioè possiamo arrivare a fare delle cose particolarmente complesse, le scriviamo bene una volta e le replichiamo all'infinito. Così anche i nostri sistemisti non devono andare a reinventare l'acqua calda ogni volta. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, grazie. Ci sono altre domande? Allora io vi ringrazio, grazie per essere stati presenti e buon proseguimento.